penultimo intervento, pianificare o prevedere quale modello vinci? Allora, voi sapete chi interverrà adesso, Domenico De Masi, a quale ha parlato abbastanza a lungo, quanto è una delle persone in sociologia in Italia più importanti in assoluto. Per introdurre il professore, vediamo un video. Vediamo. Dalla navicella spaziale la Terra appare azzurra, anche perché la sua superficie è coperta prevalentemente dall'acqua. Solo il 2% di quell'acqua è dolce, ma un americano ne usa 575 litri al giorno, soprattutto per innaffiare prati e lavare auto. Un europeo ne usa 250 litri, un africano ne usa meno di 19 e le donne camminano 10 km al giorno per trasportarla. D'altra parte, ogni mucca da latte in Europa riceve un sussidio di 913 dollari, mentre per un abitante dell'Africa subsahariana ci sono 8 dollari. E si spendono miliardi per pubblicizzare in TV la carta igienica o il cibo per i gatti, mentre mancano i finanziamenti minimi per assicurare a milioni di ragazzi il diritto allo studio e in molti casi il cibo per sopravvivere. C'è qualcosa che non va nella contemporaneità disorientata che il professor Domenico De Masi descrive al termine della sua cosmografia intitolata Mappa Mundi, una vera miniera di dati e suggestioni, 900 pagine per immaginare il futuro ripercorrendo i diversi modelli di vita elaborati dall'uomo nel corso dei secoli e restituendoci di ciascuna epoca memoria e senso. Ci sono l'umanesimo spirituale indiano e la grandezza composta dei cinesi, la finezza del guerriero giapponese e la bellezza della civiltà mediterranea. C'è il ruolo delle religioni, il modello liberale, quello capitalista, socialista, comunista e quello che De Masi ama di più e di cui è ambasciatore nel mondo, cioè il giovane modello brasiliano, meticcio, come presto saremo tutti noi. Il sociologo De Masi ricorda che il compito della sua disciplina sarebbe quello di vedere per prevedere e di prevedere per prevenire, ma avendo i sociologi in gran parte eluso questo mandato, il vuoto è stato subito occupato dagli economisti e dai giornalisti. I guai che ne sono derivati, ciascuno può vederli. Vittorio Zucconi, giornalisti, economisti, abbiamo fatto, facciamo dei guai. Io non ho mai... Grazie. Allora, caro audience relazionale, wow, introduco professore emerito di sociologia del lavoro, Università La Sapienza, Roma, professor Domenico De Masi. Un grande applauso, grazie. Grazie. Purtroppo sarò meno tecnico e meno preciso di tutti quelli che mi hanno preceduto. In compenso, mentre ognuno di loro ha iniziato dicendo sarò breve, io inizio dicendo sarò lunghissimo, perché noi accademici di solito siamo più lunghi di quanto occorra. Ringrazio tutti gli organizzatori di questo meeting prestigiosissimo e che mi dà veramente la gioia di poter esprimere alcuni miei punti di vista a una platea così prestigiosa. E il mio punto di vista riguarda in questo caso il rapporto appunto tra prevedere e programmare. Come capite, non c'è contrasto tra le due cose, non c'è un o prevedere o programmare, c'è un prevedere e programmare. Non si può programmare senza prevedere. Perché questo? È stato sempre così? In effetti no. Questa è la prima società che vive di programmazione. Tutti noi programmiamo nei minimi dettagli le nostre ferie, i nostri grandi appuntamenti della vita, ma anche i micro appuntamenti, cosa faremo questa sera, cosa faremo domani e così di seguito. Ma la programmazione è la base della società post-industriale. Noi veniamo da tre grandi fasi, una lunghissima, iniziata in Mesopotamia 5.000 anni fa e finita nella metà del Settecento, è stata la fase dominata dalle attività rurali, dalle attività artigianali, in cui comunque il tempo era scandito dalle stagioni, era scandito dai tempi lunghi e lenti delle stagioni, il tempo delle campane, il tempo della visione cosmica della vita, ma anche il tempo della lentezza. Poi a un certo punto nel
nella metà del Settecento è iniziata questa frenesia della velocità, una frenesia che aveva avuto una sua impennata in pieno Medioevo, nel XII secolo, perché il XII secolo, che fu chiamato il secolo Gaio, il secolo felice, ebbe la stranezza di un'impennata di tecnologia. In un solo secolo, dopo praticamente 4.000 anni di lentezza tecnologica, ci fu l'impennata della scoperta della polvere da sparo, della bussola, del mulino ad acqua, degli occhiali e dell'orologio. Lì cominciarono i problemi dell'essere umano, quando l'essere umano cominciò a sentire il problema di porre fretta a se stessi. Io mi mettevo nei panni della coordinatrice poco prima, con i bigliettini che le arrivavano dicendo fare in fretta, fare in fretta. Il problema è la fretta, come sapete, le scadenze. Le quali scadenze, che erano stagionali, sono diventate mensili, poi sono diventate settimanali, e ora siamo alla situazione di l'orologio che ognuno porta al polso, ha un oscillatore che oscilla tra i 2 e i 9 miliardi di volte al secondo ed è circa 200 volte più preciso di chiunque lo usi. Immaginatevi poi se chi lo usa è un napoletano come me. Quindi siamo con questo tipo di assillo. La società che è venuta dopo la società industriale, nella metà del Settecento è nata questa società industriale basata sulla macchina e che ha poi raggiunto il suo apice agli inizi del Novecento con due innovazioni: l'introduzione del cronometro, appunto, da parte dell'ingegner Taylor e l'introduzione della catena di montaggio da parte dell'ingegner Ford. Noi siamo figli di un mondo fatto dagli ingegneri, quindi meglio di questo non potevamo venire, c'è poco da fare. Siamo venuti fuori dalla precisione, dal passaggio del mondo del pressappoco all'universo della precisione. La società industriale, a differenza di quella precedente, è durata solo 200 anni, iniziata nella metà del Settecento e finita nella metà del Novecento, ed è stata basata sulla centralità della produzione dei beni materiali. Ciò che ha dominato nella società industriale è stata la fabbrica. È stata la fabbrica con i suoi ritmi, i suoi tempi. I tempi poi che dalla fabbrica sono travasati nell'intera città, nelle ore di punta. Diceva Ennio Flaiano, nelle ore di punta è impossibile perfino l'adulterio, perché tutto è praticamente in base al caso. Si ritorna al caso. Però dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dal seno stesso della società industriale, grazie ad alcuni fattori, progresso tecnologico dirompente, globalizzazione, diffusione dei mass media, scolarizzazione di massa, grazie a questi elementi tutti insieme, più una guerra mondiale, c'è stata la nascita, quasi senza che ce ne accorgessimo, di una società completamente nuova, la società post-industriale, quella in cui non solo viviamo, ma tutti voi siete protagonisti. Perché la società post-industriale è una società in cui l'epicentro non è tenuto dalla produzione in grandi serie di beni materiali, cioè automobili, frigoriferi, eccetera, ma dalla produzione di massa dei servizi, delle informazioni, dei simboli, dei valori, dell'estetica. E questo è stato accompagnato da trasformazioni enormi. Una di queste è proprio la trasformazione del lavoro. Quando Marx, nella metà dell'Ottocento, ha scritto Il Capitale, la città più industrializzata del mondo, cioè Manchester, aveva il 96% di lavoratori operai. Oggi il 72% dei lavoratori in Italia lavora non con le mani ma con la testa. È fatta di lavoratori intellettuali, in parte intellettuali esecutivi, in parte intellettuali creativi. Quando c'è creatività c'è il rischio, e ho sentito gli interventi precedenti, sono tutti basati su questo problema del rischio, e la parola rischio è tornata continuamente come idea base. La nostra società è una società del rischio. Il rischio ha bisogno di previsione. La previsione è la base della programmazione. Non si può programmare senza prevedere. La società post-industriale
quella in cui noi attualmente viviamo, quella che ormai si è diffusa praticamente in tutto il mondo, perché si diffonde sulla velocità dei media e oggi sulla velocità di internet, è una società basata sulla programmazione. Senza programmazione la società non riesce a darsi un bandolo della matassa. E questo per un motivo che dirò dopo, perché in qualche modo noi non abbiamo un modello di vita. Mancando di un grande modello di vita, come è stato in passato il cristianesimo, il protestantesimo, il maomettanesimo e così di seguito, mancando grandi modelli di vita, dobbiamo accontentarci di quelli più a breve termine, i modelli programmati. Questo che cosa significa? Che qualunque programmazione noi facciamo comunque ha bisogno di una visione complessiva e di una visione oggigiorno anche mondiale, per il semplice fatto che gran parte delle cose che avvengono ormai non le decidiamo a casa nostra, non le decidiamo neppure nel nostro comune, neppure nella nostra nazione, ma ormai dipendono da visioni supernazionali. Tutto lo scricchiolio, per esempio, dell'Europa, somiglia allo scricchiolio che aveva l'Italia agli inizi dell'Ottocento, quando vari stati indipendenti stavano per perdere la loro autonomia e dare luogo a una nazione unificata. Stessa cosa sta succedendo adesso con l'Europa, i vari stati stanno per perdere parte della loro autonomia per acquistare però una identità più ampia e più complessa, più adeguata ai tempi nuovi. Quindi noi dobbiamo partire dalla previsione e questo farò io con voi nei minuti che ci restano. Per prevedere occorrono delle tecniche, ce ne sono più d'una, ci sono istituti in varie parti del mondo che fanno previsioni. Alcune previsioni, essendo a breve termine, sono più rischiose, perché naturalmente io ve ne faccio una al 2020, quindi quando ci vedremo nel 2021 in questa sala potrete dirmi se gli esperti che ho utilizzato sono riusciti a capire le cose o no. Ma c'è per esempio un istituto a Palo Alto che fa previsioni a 500 anni e quindi è molto più garantito di quanto sia garantito io. Come sono pervenuto alle previsioni che vi farò vedere e che secondo me sono utili a voi come professionisti ma anche a voi come padri di famiglia o come cittadini? Sono previsioni che sto facendo da 4 anni, ormai 4 anni e mezzo a questa parte. Ogni anno riunisco un panel di 30 straordinari professionisti, un anno in Cina e un anno in Brasile, e con questi 30 grandi professionisti, economisti, politologi, sociologi, imprenditori, ci riuniamo 2 giorni per individuare i trend che ci interessano e per cercare di capire questi trend come si stanno spostando. L'ultima revisione è stata fatta la settimana scorsa a San Paolo in Brasile, sono tornato ieri e quindi vi do i risultati, che sono abbastanza simili a quelli del semestre precedente, perché queste previsioni a 5 anni praticamente non è che spostano in pochi mesi. E i trend che noi abbiamo scelto sono 10 e sono quelli che ci sembrano in questo momento più pregnanti, però naturalmente se ne potrebbero scegliere altri. Lo sforzo che noi facciamo ogni volta è di essere molto sintetici, perché se le previsioni si sfaldano con tanti se, però, ma, se avviene questo, non avviene quest'altro, poi alla fine si perdono i punti certi. Quelli che io vi presento sono i punti che hanno avuto il consenso del 60% dei componenti i due panel. Il primo elemento è la longevità, che naturalmente è un fattore determinante per tutto, non c'è elemento che non derivi dalla variazione dell'età. Tra l'altro la variazione della longevità è una delle più forti che si è avuto in questi termini. Noi abbiamo iniziato la società industriale, vi ho detto, nella metà del 700, il pianeta era abitato da 600 milioni di persone. 200 anni dopo, quando la società industriale ha ceduto
il passo alla società post-industriale, il pianeta era abitato da 6 miliardi di persone, quindi è stata la società più prolifica che si sia avuto. Questa prolificità naturalmente è ulteriormente accelerata, perché se un miliardo di persone riesce a produrre un miliardo di bambini, 2 miliardi di persone ne producono 4 e così di seguito. E allora qual è la situazione della popolazione? Nel 2020 la popolazione mondiale sarà 1 miliardo più di oggi. Beh, il fatto che noi in dieci anni, praticamente dal 2010 al 2020, siamo riusciti a produrre 1 miliardo di altri abitanti della Terra è un fatto sconvolgente se si paragona ai secoli precedenti. Però c'è una possibilità di rasserenamento, ed è che generalmente sopra ogni bocca c'è un cervello. Questo significa una cosa bellissima, significa che mai l'umanità era stata un cervello così grosso, mai il pianeta era stato gestito da 7 miliardi di cervelli, che la sera si addormentano e cominciano a sognare, la mattina si svegliano e cominciano a programmare, prevedere, progettare e possibilmente risolvere i problemi che le bocche sottostanti creano quotidianamente. Potremmo vivere fino a 730.000 ore rispetto alle attuali 700.000. E questa è una cosa bellissima. Un nipotino che ci nasce o un figlio che ci nasce adesso avrà sicuramente, con grandissima probabilità, una vita di 30.000 ore più lunga della nostra. Vivranno più a lungo le persone più scolarizzate, quindi meglio farli studiare, questi nipotini, e con relazioni sociali più intense. Ma questo ormai pensa Facebook. Ci sarà 1 miliardo di obesi. La maggioranza delle persone diventa vecchia soltanto negli ultimi 2 anni della propria vita, durante i quali le spese farmaceutiche sono pari alla cifra impiegata per comprare medicine in tutti gli anni della vita precedente. Ecco, spesso si sente dire la nostra società sta invecchiando, oppure l'Italia insieme al Giappone è il paese che ha maggior numero di vecchi. In effetti questo è abbastanza impreciso, è molto giornalistico. La realtà è che tanti nascono, tanti più o meno diventano vecchi. Il problema è di capire in quale anno diventano vecchi, perché noi avevamo fissato per motivi di pensioni che la vecchiaia era a 60 anni, se continuiamo a ragionare sui 60 anni naturalmente i vecchi sono aumentati. Noi invece andiamo avanti con una tendenza diversa, cioè pensando che l'indicatore migliore di vecchiaia è la quantità di farmaci che si usano. Negli ultimi due anni di solito noi consumiamo tanti farmaci quanti ne abbiamo consumato nella vita precedente. Per cui se voi volete avere una qualche idea del rischio di vita o di morte dei vostri clienti, cercate di accertarvi quanti farmaci, siate amici dei farmacisti, praticamente, che sono i vostri migliori consiglieri. Il secondo punto è la tecnologia. Altro punto formidabile, naturalmente, se avessimo fatto questa previsione 200 anni fa, non sarebbe al secondo posto, ma ora la tecnologia è al secondo posto. Nel 2020 un microprocessore sarà piccolo quasi quanto un neurone umano, ma ormai già ci siamo, e la sua potenza supererà 1 miliardo di transistor. Il 21esimo secolo sarà segnato dall'ingegneria genetica, con cui vinceremo molte malattie, e sarà segnato dalle nanotecnologie con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi. Grazie all'informatica affettiva i robot saranno dotati di empatia, quindi ci affezioneremo a un robot non meno che a un gatto o a un cane. Potremo portare in un taschino tutta la musica, i film, i libri, l'arte e la cultura del mondo. Il problema è come trasferire questo patrimonio dal taschino al cervello, perché tutti potranno comprare un iPod come il mio con 4.000 sinfonie, ma poi non avremo tempo per ascoltarlo e magari non avremo voglia. Il terzo punto è l'economia. Nel 2020 il prodotto interno lordo pro capite nel mondo sarà di $15.000 contro gli attuali $8.000.
Cioè dovete sapere che il pianeta almeno da 50 anni incrementa il proprio prodotto interno lordo complessivo, il pianeta nel suo complesso produce circa 3-4 punti in più all'anno, ha una crescita continua. Questo comporta che sarà almeno di $15,000 il prodotto interno lordo medio, naturalmente, poi sarà distribuito in modo iniquo o peggio di oggi, contro gli attuali 8.000. Però questo incremento non sarà pari nei paesi ricchi e nei paesi poveri, ma per la prima volta nella storia dell'umanità i paesi poveri cominceranno a crescere nella loro ricchezza, hanno già cominciato, e i paesi ricchi invece si bloccheranno. Questo che cosa significa? Che probabilmente non siamo in presenza di una crisi, come diceva la televisione tutte le sere, perché per crisi si intende una malattia passeggera, si prende un medicinale, si prende un'aspirina e poi passa. Questa non passa. Non passa perché non è una crisi, ma una ridistribuzione mondiale della ricchezza. I paesi poveri hanno smesso di farsi rapinare, non sono più d'accordo, e non essendo più d'accordo ci costringono quindi a cambiare passo. Nel 2020 la Cina avrà 800 milioni di automobili che vanno a benzina. Questo significa che noi dovremo fare a meno di un'aliquota cospicua di petrolio, questo significa che il petrolio costerà almeno il doppio rispetto a oggi. Ricordo che 30-40 anni fa ci divertivamo in Cina a vedere i cinesi con risciò o in bicicletta, e ora invece non ci divertiamo più perché passano in automobile e quindi usano la nostra stessa benzina. Il primo mondo conserverà il primato nella produzione di idee. Per essere primo mondo bisogna produrre idee. Produrre beni ormai lo sanno fare anche i paesi in via di sviluppo, e i paesi ricchi stanno spostando le fabbriche nei paesi in via di sviluppo. La fabbrica, per esempio, Fiat di Belo Horizonte è raddoppiata, mentre quella di Torino è dimezzata. I paesi emergenti produrranno soprattutto beni materiali. Il terzo mondo fornirà materie prime e manodopera a basso costo. Ci sono poi tre paesi che fanno eccezione, e sono Cina, India e Brasile. Sono tre paesi immensi, pensate, il Brasile è 28 volte l'Italia, con 200 milioni di abitanti, quindi con uno spazio enorme, e questi tre paesi hanno in sé il primo, il secondo e il terzo mondo. Per esempio la Cina ha un numero di laureati pari a 4 milioni all'anno, di cui 800.000 in ingegneria. Tutti gli ingegneri vivi in Italia in questo momento sono 500.000. Quindi ogni anno la Cina ha una quantità di ingegneri una volta e mezza a quelli che ha prodotto l'Italia in tutti gli anni precedenti. Il terzo mondo fornirà materie prime e manodopera a basso costo. La Cina avrà un prodotto interno lordo uguale a quello degli Stati Uniti, ci è già arrivato la settimana scorsa. Avrà le maggiori banche del mondo, già le prime due banche del mondo, e 15 megalopoli con più di 25 milioni di abitanti, ha già tre città con più di 25 milioni di abitanti. Accanto però ai BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, saranno emersi i CIVETS, Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e Sudafrica. Quindi avremo 10 paesi in fase di emergenza, avremo 34 paesi, paesi dell'OCSE, in fase di quiescenza, con qualcuno tipo Germania, tipo Stati Uniti, che in alcuni momenti hanno degli sprazzi di energia, ma che poi si riacquietano perché ormai la ridistribuzione è mondiale. Vediamo qualche dato più specifico sull'economia. Questo per esempio è il dato che ho costruito insieme a Baciago sulla economia, sul prodotto interno lordo italiano di anno in anno dal 52 al 2013. Beh, come vedete, al contrario di quanto si pensa, sì, ci sono due momenti di crisi. Sono gli anni 70, la crisi del Kippur, il petrolio, e il 2008-2009 l'ultima crisi, ma in effetti non si tratta di crisi, si tratta di un declino continuo della nostra, del nostro prodotto interno lordo, con su e giù, ma con una linearità praticamente estremamente puntuale. Questo significa che noi eravamo già in una decrescita di cui non ci accorgevamo perché stava solo per lo zero.
quando è scesa sotto lo zero ed è diventata recessione, naturalmente ce ne siamo accorti. In effetti noi siamo cresciuti di 5.5 negli anni 50, 5.7 negli anni 60, poi siamo calati con la guerra del Kipur al 3.8, poi 2.4, poi 1.6, poi 0.3, poi 0.1, poi meno 2, poi meno 1.6. Nello stesso tempo, per esempio, il Brasile è arrivato a più 1.6, pari come la Germania da noi. Questo per esempio è l'andamento del Brasile, che come vedete è precisamente l'opposto. Tutti gli andamenti dei paesi emergenti sono opposti a quello dell'Italia, invece l'andamento dell'Italia è simile a quello dell'Inghilterra, è simile a quello della Francia ed è simile perfino a quello della Germania. Qui abbiamo 30 anni di crescita continua del PIL, più 1,6 negli anni 80, più 2,6 negli anni 90, più 3,9 negli anni 2000. Questo per esempio è l'andamento della disoccupazione in Brasile, passato dal 25% al 14% quella complessiva e dal 12% al 3% quella giovanile e dal 12% al 5% al 6% quella complessiva. Questo è invece l'andamento della Cina, che come vedete tutti gli anni è al di sopra dei 6 punti e addirittura in alcuni anni, come il 2007, ha raggiunto i 12 punti. La graduatoria del PIL complessivo vede per ora ancora al primo posto gli Stati Uniti con 15.000 miliardi prodotti all'anno, seguita dalla Cina 11.000, poi l'India 4.000, Giappone, Germania, Russia, Brasile, Gran Bretagna, Francia e Italia. L'altro giorno c'era, mi pare, sul Corriere un articolo che diceva il Brasile ha superato l'Italia. No, il Brasile ha superato 8 anni fa l'Italia. Noi non ne abbiamo parlato perché pensiamo che il Brasile sia il paese delle Oba Oba e dei Viados, ma si vede che avere Oba Oba e Viados giova all'economia. Il PIL non lo facciamo sapere ai nostri governanti che già ci pensano da soli. Dunque, il PIL pro capite del 2012, perché è questo il vero indicatore, il PIL complessivo va poi diviso per il numero degli abitanti, negli Stati Uniti va diviso per 300.000, in Cina per 1.400.000. E il PIL pro capite vede al primo posto il Lussemburgo. Come si vede, non bisogna essere paesi estremamente creativi, estremamente intelligenti, estremamente col sole meraviglioso, no. Bisogna mancare di tutto per essere al primo posto come prodotto interno lordo e bisogna che piova spesso. In Lussemburgo piove sempre, quindi nel sud questo è il problema, piove poco e i ragazzi non hanno i garage, perché se avete fatto caso in America tutti quelli che hanno fatto grandi cose hanno iniziato da un garage. Io non avevo un garage e quindi mi tocca fare il professore di università. All'undicesimo posto c'è la Svezia, tra Lussemburgo e Svezia sono tutti paesini tipo il Brunei eccetera, ma che hanno un sacco di soldi, divisi malissimo. Al dodicesimo posto sono gli Stati Uniti, tenete conto che i paesi al mondo sono 196, al ventesimo posto c'è il Giappone, al ventiquattresimo la Germania, poi la Francia, noi siamo al trentunesimo posto. I tre grandi paesi emergenti, il Brasile ha 10.710 dollari pro capite, la Cina 4.430, l'India 1.410. Qui è chiaro che non possiamo andare avanti noi ancora a incrementare i 34.000 dollari quando la Cina sta a 4.400 dollari. Mi pare che sia proprio lampante che è molto meglio pensare a una economia di contenimento che non a un'economia di crescita. D'altra parte i governi spostano di 6 mesi in 6 mesi la fatidica data della crescita e se che so la disoccupazione dal 42 passa al 41,5 subito si dice c'è una ripresa, c'è un giro di boa, in effetti poi la boa sta sempre là. Questo è molto interessante, è il contributo alla crescita che hanno dato i paesi del mondo, i primi 10 paesi. Cioè, fatto 100 quello che produce tutto il pianeta, quanto hanno contribuito i singoli paesi? Io ho preso due quinquenni,
1982-1987 e poi 2012-2017, cioè il quinquennio in cui stiamo. Queste sono previsioni fatte dal Financial Times e dal Fondo Monetario Internazionale, quindi sono abbastanza attendibili. Nel quinquennio 1982-1987, fatto 100 la ricchezza prodotta dal pianeta, il 29,8, il 30% lo ha prodotto l'America, gli Stati Uniti. Poi molto più in basso arriva il Giappone, poi la Cina, poi il Regno Unito, poi il Brasile, poi l'India, Germania, Sud Corea, Italia, Canada. Qual è la enorme trasformazione a cui stiamo assistendo e nella quale siamo immersi? Che nel quinquennio nostro la graduatoria è completamente scompaginata. Al primo posto non ci sono più gli Stati Uniti col 30%, ma c'è la Cina col 33,6%, col 34%. Al secondo posto ci sono gli Stati Uniti, ma molto più in giù, con il 14%, e poi l'India, e poi il Brasile, e poi la Russia, eccetera, eccetera. Come vedete, sono scomparsi i tre paesi europei che erano nei primi 10 nel quinquennio precedente. È scomparso il Regno Unito, è scomparsa la Germania ed è scomparsa l'Italia. Il quarto punto è il lavoro. Nel 2020 molti lavori manuali e molti lavori intellettuali ma esecutivi saranno assorbiti dalle macchine, trasferiti nei paesi emergenti e affidati a immigrati. Cioè sono le tecnologie che assorbono lavoro, di qui la disoccupazione. Un terzo degli occupati svolgerà mansioni esecutive fisiche, cioè operai, un altro terzo svolgerà mansioni esecutive però di tipo intellettuale, come quello che raccoglie il pedaggio all'autostrada e così di seguito, e un ultimo terzo svolgerà attività creative. Quindi mai una percentuale così vasta di professionisti, artisti, scienziati, studenti, professori, operatori finanziari, in massa così enorme da raggiungere il 30% della popolazione attiva. Gli addetti ai lavori esecutivi, cioè quel 66% che fa lavori esecutivi, lavoreranno per un massimo di 60.000 ore nel corso della vita. Che bisogna mettersi d'accordo, il lavoro è una torta che non cresce o che cresce pochissimo, perché viene erosa dalle tecnologie e dalla globalizzazione, mentre cresce enormemente anche a causa della natalità il numero di persone che vorrebbe lavorare. A questo punto o si riducono i bocconi, la quantità dei bocconi, la grandezza dei bocconi per i commensali, oppure alcuni commensali lavorano, mangiano e altri restano totalmente al digiuno. Quello che sta avvenendo, cioè i padri che continuano a lavorare 10-12 ore al giorno, punti da quel pungolo della velocità, dell'efficienza, della produttività, e i figli completamente disoccupati e naturalmente che vivono poi sulle spalle del pazzo che lavora 12 ore al giorno di corsa. Un numero crescente di NEET, cioè giovani che hanno terminato gli studi e che non hanno trovato lavoro, pur avendolo cercato, avrà il diritto di consumare, non di produrre. In ognuna delle nostre case c'è un figlio, un cugino, un parente dilapidatore di patrimoni altrui che praticamente vive così, perché noi l'abbiamo condannato a consumare e non a produrre. Questo comporta che occorre ridistribuire la ricchezza, il lavoro, il sapere, il potere, le opportunità e le tutele. Questo è un punto forte. Praticamente la società post-industriale si sta rivelando la società più propensa alle disuguaglianze. Mai c'erano state disuguaglianze così forti come oggi. In Italia 10 persone, i primi 10 contribuenti, hanno la ricchezza di 3 milioni di poveri. Nel mondo gli 85 più ricchi della graduatoria Forbes hanno una ricchezza pari a 3 miliardi e 500 milioni di persone. Questo naturalmente porta a uno strangolamento dello stesso capitalismo. Questo dimostra che il comunismo sapeva distribuire la ricchezza ma non la sapeva produrre, e noi sappiamo produrre la ricchezza e non la possiamo
e non la sappiamo distribuire. Quindi loro hanno perso, ma noi non abbiamo vinto. Qui vedete per esempio l'andamento perfino dei servizi negli Stati Uniti. Cioè nei primi 50 anni del secolo si sono man mano ridotti gli addetti alla produzione, sostituiti dalle macchine. Oggi si riducono sempre più gli addetti ai servizi, sostituiti dai computer e dai robot. Un quinto punto è l'ubiquità e la plasmabilità. Prima sentivo alcuni relatori che richiamavano l'importanza di avere grandi apparati informatici. E questo è ciò che contraddistingue ormai qualunque sistema, perfino sistemi minimi come la famiglia. Famiglie senza computer ormai non ce ne sono più. Nel 2020 la nuvola informatica avrà trasformato il mondo intero in un'unica agora, in un'unica piazza. Teleapprenderemo, telelavoreremo, teleameremo, ci teledivertiremo. Correremo perciò il rischio di diventare obesi per mancanza di moto e troppo astratti per mancanza di contatti materiali con i nostri simili. Il concetto di privacy subirà una trasformazione radicale tendendo a scomparire. C'è una serie di funzioni che noi abbiamo svolto nel corso della storia umana che si stanno perdendo per sempre. Non c'è più privacy, si può sapere fra anche 10 anni chi eravamo qui dentro, anche tenendo i telefonini spenti. E non è più possibile dimenticare, non possiamo più dire mi ero dimenticato che era il compleanno del nostro matrimonio, impossibile, perché c'è il telefonino che ce lo ricorda, impossibile perdersi, dovete scusare, mi sono perso, no, uno c'ha il navigatore, ho comprato in Cina, dicevo al Presidente, un paio di scarpe col navigatore applicato, per cui dirige dove andare, è impossibile annoiarsi, perché anche nell'anticamera del dentista uno può fare i giochetti sull'iPad, è impossibile isolarsi, questo proprio è impossibile, si è bersagliati. La sintesi di tutto questo è che è impossibile fare adulterio, che era una delle cose più simpatiche che avevamo. Ora sta diventando una professione molto più complessa di quella dell'operatore finanziario. Grazie. Se poi l'operatore finanziario vuol fare pure adulterio, siamo al massimo della spericolatezza. Grazie alla farmacologia ciascuno potrà inibire i propri sentimenti, acuirli, simularli o combinarli. Quindi potremo vincere la gelosia, tutte queste cose qui, grazie a delle deliziose pillole. Il punto 6 è il tempo libero. Questa è una cosa contro di voi, perché vi so operosissimi, immagino. Voi lavorate tutti non meno di 15 ore al giorno, creando disoccupati dall'altra parte, però ritenendovi anche delle persone diciamo utili alla società perché lavorano tanto. E questo poi vi sarà addebitato dai vostri figli e dai vostri nipoti un po' più in là. E il tempo libero comunque anche per voi è molto. Vi do questa brutta notizia, ma è così. Nel 2020 ogni ventenne avrà davanti a sé più di 555.000 ore. Per gli addetti a mansioni esecutive il lavoro occuperà 80.000 ore. Delle 475.000 ore di non lavoro, 230.000 saranno dedicate alla cura del corpo e 245.000 al totale tempo libero. Se fate i calcoli per voi stessi vedete che comunque siamo lì. Il lavoro è solo un settimo della vita. Come crescere intellettualmente? Come occupare queste ore? Come evitare la noia? Aumenterà la violenza o la pace sociale? Questi sono i problemi. Occorrerà dunque formarci al tempo libero fin da oggi più di quanto usiamo formarci al tempo di lavoro. Il punto 7 è l'etica, che credo nel caso vostro sia importante. Leggendo i giornali in questi giorni si capisce che cosa dico in questa, cosa diciamo in questa slide. Nel 2020 il mondo sarà più ricco ma resterà ineguale. Oggi, come diceva Pagliaro in 8:30, oggi una mucca da latte in Europa riceve un sussidio di $913, mentre un abitante dell'Africa subsahariana riceve $8. La visibilità delle disuguaglianze alimenterà movimenti e conflitti. D'altra parte, il 70% dei lavoratori lavorerà nel settore terziario, come tutti noi qui dentro, dove il vantaggio competitivo dipende dalla affidabilità e dalla qualità delle prestazioni.
Questi sono gli unici punti di forza che voi avete. Chi di voi ricorre alla furbizia è costretto prima o poi a gettare la spugna. Dunque, la società post-industriale sarà più onesta e trasparente di quella industriale. Se vorremo avere successo, ci toccherà essere galantuomini. Se voi pensate che essendo corrotti si va in galera perfino in Italia, significa che ora grande spazio, diciamo, per la corruzione non ce n'è. Non ce n'è. Il punto ottavo è estetica, che nel caso vostro non è l'estetica soltanto dell'abito, eccetera, ma è l'estetica delle buone maniere, del saperci fare. Nel 2020 i credenti si appelleranno soprattutto alla fede, i laici soprattutto all'estetica, che più di ogni altra disciplina si incarica dell'umana felicità. Le tecnologie saranno più precise di quanto occorre a coloro che le useranno, per cui la qualità formale degli oggetti interesserà più della loro scontata perfezione tecnica. Siamo tutti molto interessati alla dimensione estetica delle cose e delle relazioni, e questo è un punto di vantaggio. L'Italia poi soprattutto, l'Italia è nota nel mondo per la dimensione estetica. L'estetica diventerà uno dei principali fattori competitivi, e chi si dedicherà ad attività estetiche sarà più gratificato di chi si dedicherà ad attività pratiche. Il punto 9 riguarda la cultura. Nel 2020 l'omologazione globale prevarrà sull'identità locale, cioè ci sentiremo molto più cittadini del mondo che non cittadini dell'Italia o magari dell'Europa. Tuttavia ognuno tenderà a diversificarsi dagli altri. La cultura digitale avrà soppiantato quella analogica. Energia ed ecologia saranno problemi primari. Cosa intendo io per cultura digitale? Noi stiamo assistendo alla creazione di una cultura che riguarda soprattutto i giovani e qualche anziano, che si basa soprattutto sulla dimestichezza con l'informatica, ma non solo, per cui c'è una massa crescente di digitali, quelli che io chiamo digitali, i quali non solo hanno una forte dimestichezza con l'informatica, ma hanno proprio un modello di vita diverso. Per esempio non distinguono molto tra notte e giorno, tra giorni feriali e giorni festivi, hanno una, non hanno paura degli immigrati, non hanno paura dei gay. Giorni fa mi diceva una ragazza: che differenza c'è tra te e tua madre? E lei diceva: mia madre consuma pesce crudo, pesce cotto, e io pesce crudo. Cioè ci sono differenze enormi che vanno fin nei minimi consumi. Dall'altra parte gli analogici sono persone rimaste ancora lontano, rispetto agli altri non sanno le lingue, soffrono il jet lag, non girano troppo, hanno paura di tutto, e questa differenza si va approfondendo, anche se ovviamente gli analogici sono costretti per fatti anagrafici a scomparire nel tempo. Il modello americano, il Washington Consensus, cioè basato sulle libere elezioni, su libertà di stampa, eccetera, ma su bassa crescita del PIL, sarà insidiato da quello cinese, nei paesi poveri naturalmente, c'è un modello con poca libertà di stampa, niente elezioni, però alta crescita del PIL. L'istruzione sarà intesa come formazione permanente e occuperà almeno 100.000 ore della vita. La maggiore produzione e trasmissione del sapere avverrà secondo il criterio di molti per molti. Chi è che scrive Wikipedia? Praticamente tutti. Chi fruisce di Wikipedia? Praticamente tutti. Si va creando sempre più un tipo di cultura prodotta da molti o da tutti e fruita da molti o da tutti. L'ultimo punto, importantissimo, anche se è qui messo all'ultimo punto, è l'androginia. Nel 2020 le donne vivranno 3 anni più degli uomini. Già in Italia oggi vivono 6 anni più degli uomini. In Italia ci sono 800.000 vedovi e 3 milioni e mezzo di vedove. Questo per avviso. Le donne sono sfruttate dal maschio, ma lo sfruttamento, almeno sotto questo aspetto, giova alla salute. Il 60% degli studenti universitari, il 60% dei laureati, il 60% dei possessori di master saranno donne, e questo è naturalmente uno sconvolgimento totale rispetto ai secoli passati. Molte donne sposeranno un uomo più giovane di loro, per esempio in Brasile già negli ultimi anni questo sorpasso è avvenuto.
Molte donne avranno un figlio senza avere un marito, mentre agli uomini non sarà ancora possibile avere un figlio senza avere una moglie. E questa è un'altra differenza notevole. Per tutto questo, le donne saranno al centro del sistema sociale e saranno tentate di gestirne il potere con la durezza che deriva dai torti subiti nei 10.000 anni precedenti. Vedo. Capisco che applaudano le donne, ma gli uomini che applaudono sono proprio masochisti. Praticamente. I valori femminili, che sono quattro prevalentemente, estetica, soggettività, emotività e flessibilità, avranno colonizzato anche gli uomini. Negli stili di vita prevarrà l'androginia. Siccome un biglietto che dice 10 minuti fa, 10 minuti, ho finito perfettamente in tempo. Voglio solo dirvi questo, che la previsione è la base della programmazione sotto tutti i punti di vista. Naturalmente, alcuni hanno la fortuna di poter programmare a lunghissimo termine. Voi vi siete scelti proprio la programmazione a brevissimo termine, ma significa che praticamente un po' masochisti siete. Concludo con una frase molto interessante di Woody Allen, che diceva che le tre grandi domande dell'umanità sono: da dove veniamo, dove andiamo e che cosa ci ceniamo questa sera. Quindi buona cena. Vi ringrazio molto. Dato il formato della scatola, essendo io napoletano, speravo che ci fosse una pizza dentro. Però vi ringrazio moltissimo. Grazie.